Ciao a tutti, sono Elisa e benvenuti su Afrodite Urania. Come avete potuto notare non c'è la sigla, per questo perché mi aveva un po' staccato. Cioè la sigla in generale mi stanca, cioè ho notato che mi ha stancato così lunga. Opto di farne una nuova sostanzialmente, però non so quando. Ribenvenuti sul mio canale, intanto ho detto burro cacao. E scusate l'assenza prolungata, ma praticamente sono in un periodo che proprio non leggo. Se leggo, leggo poco, poco e niente, infatti ho letto solo un volume e questo mi porta un po' di casini. Generalmente io leggo abbastanza, soprattutto i fumetti. Quando mi blocco con i fumetti è la fine. Metto un po' di correttore. E oggi niente, chiacchieriamo. Ho messo una domanda su Instagram e ringrazio tutti quelli che comunque siamo più di 800 su Instagram, quindi vi ringrazio tantissimo. Sono un po' emozionata, adesso se trovo il pennello adatto. E ho messo una domanda per chiedervi appunto di cosa parlare in questo video. Io ho l'occhio incavato, quindi devo tirare un po' perché sennò non becco tutto. Vi ho chiesto appunto questa cosa e alcuni mi hanno risposto. Quindi chi mi ha risposto e ho visto che mi ha chiesto che capelli orribili, che mi ha chiesto gli ultimi acquisti, mangosi eccetera, e quali manga consiglio. Ve li faccio alla fine, così intanto vi preparo. E questo video sarà abbastanza lungo, quindi mettetevi comodi, ve lo dico già. Allora, per fissare il correttore uso la cipria, l'alabaster, perché la devo finire, cioè sono quasi. Però questa cipria non la ricomprerei perché non è adatta al mio tipo di pelle ed è un pochino colorata. Sul giallo, quindi non mi ha entusiasmato tanto. Invece l'altra che utilizzerò dopo, sempre di Nive, mi è piaciuta tanto, mi sta piacendo. E cos'è che volevo dirvi? Che praticamente oggi faremo un trucco con una nuova palette, che era questa di Jaclyn Hill in collaborazione con Morphe. Questa non mi ricordo come si chiama sinceramente. Comunque questa con tutti i toni, ovviamente del viola e del rosso, come sempre. Ce ne avrò 300, non vi bastano mai. Comincio con il colore di transizione che si chiama Hush Hush. E il primo argomento che mi è venuto, cioè che mi è stato chiesto, è il rapporto con i gatti e gli animali, penso in genere, adesso se non ricordo male. Faccio la sfumatura. Io ho avuto sempre gatti, bene, io sono cresciuta in campagna, quindi ho avuto sempre gatti, o comunque sì, gatti, perché i cani sono più rari. E praticamente, avendo avuto sempre gatti, sono cresciuta con l'idea che appunto il gatto è il mio animale assolutamente, perché e come saprete, come avete visto, io ho avuto anche un cane uomo. Ups, non ce la faccio, Ho avuto anche un cane che si chiamava Momo, che non c'è più da 2 anni. Però con il cane è diverso, secondo me. Cioè bisogna avere un cane, almeno io con l'esperienza del cane sono cresciuta tantissimo. Perché il cane è molto molto è una responsabilità grande, soprattutto se stai in un appartamento, perché se stai in campagna bene o male stai in giro in campagna, se sta in un appartamento devi occupartene tu la maggior parte del tempo, e quindi è stata una responsabilità grossa. Su quel fronte, secondo me, il cane è adatto comunque a farti crescere. In quel senso, adesso prendo un po' di Rockstar, un bellissimo colore, non so se si vedrà questo, sì, non, sì, ma è un fucsia ed è appunto una grossa responsabilità, anche se oggi c'è un tempo schifosissimo, cioè c'è un'umidità pazzesca, ragazzi, mamma mia,
Niente, dicevo appunto che il cane è una grossa responsabilità, quindi quando ti prendi un cane è più impegnativo ovviamente, ma questa è una cosa che sanno tutti. Però io quella volta che ho deciso di prendere un cane non immaginavo quanto fosse responsabile e me ne sono accorta praticamente poco dopo. Però lo rifarei perché mi ha aiutato tantissimo a capire che praticamente sono più un tipo da gatto, perché il gatto è più simile a me e il mio rapporto con i gatti è nato subito, cioè fin da bambina io raccoglievo i gatti, li portavo in casa perché da miei nonni stavo in campagna, ma casa mia era un appartamento e quindi li raccoglievo, li portavo a casa. Mia madre, per non farmi ritenere, mi diceva che nell'appartamento non si potevano tenere animali. In realtà dopo mi disse che non era vero, ma praticamente me lo disse perché appunto lei non li voleva in casa. Ma io continuavo a portarli comunque. Alla fine, cioè, è andata a finire che io li ho tenuti in campagna, ci cioè andavo tutti i giorni, cioè, li curavo per come potevo perché non era pensabile all'epoca, vi parlo di più di 20 anni fa, non era pensabile portare, cioè il veterinario non era, cioè cos'era? Cioè, non era pensabile proprio, cioè non c'era la concezione del veterinario. Questa è arrivata quando avevo tipo 12-13 anni con il mio primo gatto, il mio primo amore. Cioè il mio primo gatto mio, che io sentivo mio anche se non era il mio, che si chiamava Mimmo. Non so perché c'ho la fissa con i nomi con le lui è stato veramente un gatto che, cioè, non so neanche definirlo, cioè se ci penso ancora, cioè non riesco a non pensare a lui, perché lui quando praticamente era di una persona vicino a casa mia che li aveva portati in un capannone. E io quando l'ho visti questi gatti, questi cuccioli, sono andata subito. E io e lui abbiamo avuto subito un rapporto speciale, nel senso che quando mi vedeva, anche se era rinchiuso lì dentro, riusciva a scappare per venire a salutarmi, comunque a stare con me, eccetera. Poi io dopo sono stata male perché mi sono dovuta operare. Allora, su tutta la palpebra volevo mettere questo della Huda Beauty Gemstone Obsession, però non so quale, forse il viola scuro, forse il viola questo qua, perché questo mi sembra un po' più. Se sì, prendo questo viola qua con un pennellino piatto o con le dita, lo facciamo con il pennellino. E niente, dopo sono stata male, sono stata via un mesetto perché tra operazioni e tutto sono stata via un mesetto. E quando sono tornata cioè, ero certa che avrei passato il resto dell'estate perché questo è tutto successo tra agosto e settembre, una cosa del genere. Io stavo già male da tempo, però dopo alla fine non ho capito cos'era e mi hanno operata, non c'era una cavolata, però per dire che non ero molto attiva in quel momento, cioè non potevo stare dietro a lui perché stavo veramente male. E praticamente ero convinta di passare tutto quello che mi mancava prima di iniziare la scuola con lui. Solo che un giorno dovevo andare in città, che abitavo in un paesino, sono andata in città perché lui aveva l'abitudine praticamente tutte le mattine di svegliarti, cioè lui aveva la sveglia sua, sapeva che io andavo a scuola a quell'ora lì, si buttava sul letto e mi leccava in faccia per svegliarmi, quindi era la mia sveglia sostanzialmente, io non la mettevo mai per quello.
E quella mattina però mi è venuta a svegliare mia madre. Mia madre che mi ha detto: non è arrivato perché lo tenevamo fuori, perché non era il mio. Quindi, non essendo mio, non lo potevo tenere in casa. Non è arrivato. Io ho detto: vabbè, magari è andato in giro, eccetera. In realtà, quando sono tornata a casa, ho avuto la brutta sorpresa che niente, non c'era più, nel senso che praticamente l'avevano investito. Sapevo anche chi è stato, perché lì nel paese comunque si sa chi passa, chi non passa. Quella volta, tanti anni fa, non era come adesso, nel senso che adesso ci sono più macchine. Quella volta si sapeva chi passava. È stato un brutto colpo, perché con lui avevo veramente un rapporto speciale, e da lì c'è stata una crisi mia abbastanza pesante, perché non volevo più niente. Poi è arrivata un'altra gatta, che però poverina l'hanno avvelenata. Questa era proprio che l'avevo presa io. Però ovviamente c'è gente che non c'ha di meglio da fare. Io poi sono buona in questo momento, non c'è di meglio da fare che avvelenare i gatti, avvelenare gli animali in generale. È una cosa che non mi voglio neanche pronunciare, perché sapete, cioè, il mio rapporto con gli animali è diverso da quello che ho con gli esseri umani. Cioè, con gli animali mi sento più me stessa, non so, è una cosa che ho fin da bambina. Perché io ero una bambina abbastanza maschiaccio, senza abbastanza, molto maschiaccio. Adesso io non mi vedo bene, ma penso che sia. Scusate l'interruzione, ma qua cioè, io sotto casa ho un ristorante dove si insultano un giorno sì e l'altro pure, quindi se sentite parolacce devo interrompere, purtroppo è così. E dicevo, niente, io con gli animali ho avuto sempre un gran rapporto, diverso dagli esseri umani, perché ovviamente, come sapete, sono stata bullizzata, e quindi gli esseri umani per me li ho visti sempre come persone che comunque potevano farmi del male. E con gli animali ho questo attaccamento, che è stato anche portato, comunque accentuato, dal fatto che fin da bambina venivo messa da parte, diciamo così. E quindi per non sentirmi sola, comunque gli animali ti danno quella cosa in più che gli esseri umani non ti possono dare, ma perché gli esseri umani di base sono egoisti. Non è che lo dico io, è proprio scientificamente provato. Sono egoisti, perché ognuno comunque ha una propria vita, ognuno ha le proprie preferenze, e quindi mi sono attaccata molto ai gatti, principalmente. E niente, mi sono occupata di loro per tanto tempo, finché non è successo quello che è successo, che vi ho raccontato prima, e da lì non ho più voluto gatti, perché ogni volta che avevo un gatto lo associo al fatto che posso fargli del male. Un gatto mio, cioè mio che lo prendo io, non un gatto che magari, che ne so, un gatto che trovi e lo accudisci. Un gatto mio, che quindi niente, lo associavo al fatto che potrei fargli del male, quindi non l'ho più voluto. E io con i gatti ho un rapporto appunto speciale. E con Mimmo mi è rimasto proprio nel cuore, nel senso che ormai sono passati 20 anni quasi, e sto usando il Poopavamper Explosive Lashes, bellissimo, per le mie ciglia almeno, e niente, è così. Niente, io ci sono rimasta talmente male che ancora oggi non me ne faccio una ragione. E non ho avuto più gatti per questo. Ho intenzione di prendere un gatto
nel senso che, vi ripeto, i gatti mi hanno salvato la vita. Molti li sottovalutano come animali perché non sono come i cani, quindi i cani quando torni a casa, quando succede, cioè quando sei giù di morale, ti vengono comunque incontro, ma lo fanno anche i gatti. Vi assicuro che Mimmo era uno di quei gatti che se ti vedeva giù di morale ti veniva comunque a consolare. Non è uno di quei gatti che ti snobba, ecco, e comunque ognuno ha un proprio carattere. Io non credo al fatto che comunque un animale è minifreghista, non è minifreghista, non è nessun tipo di cosa che dite voi umani, voi esseri umani, perché volete giustificare le cose. Ora, mettiamo la nostra base, che io uso la Sobio, la BB Cream, che mi ha consigliato Stefania tempo fa, che ho trovato in offerta, l'ho voluto provare e devo dire che è fantastica, almeno per la mia pelle. E la metto con una spugnetta, io ho preso questa di Real Techniques, che l'ho trovata su Amazon in offerta, 2 a 9 euro, mi pare una cosa del genere, e la picchietto più che la trasporto, perché mi dà più coprenza. Quanto sono illuminata. E niente, questo è. Cioè, io con loro ci parlavo, con loro mi facevano compagnia, avevo tantissimi gatti. Non vorrei tornare a quel tempo in campagna, sì, nel senso tanti gatti sì, ma in casa non credo che stiano bene tutti quei gatti che avevo. Insomma, c'è. Però mi manca veramente tanto, era un animale. Da quando è morto Momo, mi sono sentita totalmente persa, cioè senza uno scopo. Prima mi occupavo di lui sempre, e dopo si è arrivato a un punto che da un giorno all'altro, ma veramente da un giorno all'altro, cioè non sto scherzando, è successo il giorno, praticamente il giorno prima stava male. Il giorno dopo se n'è andato, se n'è dovuto andare per forza perché non era più Momo, e da quel giorno lì non ho avuto più uno scopo, cioè ho sentito proprio un vuoto totale. A parte che lui manca, perché lui era una presenza proprio importante, e soprattutto era una presenza che si sentiva tantissimo, perché aveva un sacco di problemi, perché era molto appiccicoso e molto territoriale. E quindi niente, ho questa mancanza che spero di colmare il prima possibile. Poi si è attaccata una ciglia, ecco, che spero di colmare prima o poi. Ci penso bene, perché come sapete io ho bisogno di pensarci, perché un animale è comunque una responsabilità, gatto, cane che sia, una responsabilità, è una spesa, quindi è giusto ed è corretto pensarci. E questo è il primo argomento che ha portato via tanti minuti. Sì, non so esprimermi perché è un po' che non registro. Sembro Casper, adesso rimediamo. L'altro argomento riguardava, mi pare, Sailor Moon. Come è nata la mia passione per Sailor Moon? Vabbè, quando. Questo è un correttore di Kiko di una collezione Free Soul, che praticamente sul pescato e mi serve per smorzare un po' le occhiaie. Che dicevo? Stavo dicendo. Ah, la passione per Sailor Moon è nata quando è uscito l'anime degli anni 90. Ovviamente era una novità per noi bambine. Noi ragazzine più che bambine, e capirai, lì è stata il boom totale. Io ero impazzita, cioè all'inizio, allora la mia cosa, cioè il mio percorso è iniziato così: ho visto la prima puntata e dicevo, vabbè, cioè, perché questa piange sempre, cioè stavo parlando di Usagi.
piange in continuazione, mi sta sulle balle, questo già è arrivato. No, nel senso che da lì in poi, da quando ho visto la prima puntata, ho detto no, non lo so, questa piange sempre, una rottura, eccetera. Poi sono arrivate le altre dopo 150 puntate, ovviamente tra filler continui. E da lì è nata quando poi ho visto Sailor Venus, niente, non c'è stato verso. Da lì mi sono innamorata totalmente. E quindi è cominciato proprio una ricerca prima del manga, perché una volta c'erano le edicole. Adesso sto mettendo un correttore illuminante che è il Match Perfection di Rimmel nel colore Classic Beige 30. E da lì niente, ho cominciato a confrontarmi con le amiche di scuola, loro si erano appassionate anche loro, io ho preso la bambola di Sailor Venus, però non so che fine ha fatto, però di gadget non ho mai preso niente perché non mi si comprava niente ovviamente che costavano eccetera. E da lì è iniziato tutto, cioè la sera quando facevano Sailor Moon su Lovebot, sì, su Lovebot, oddio, su Gameboy, Lovebot, niente, non ce n'era per nessuno, prendevo la televisione della sala, perché una volta c'era una televisione sola, prendevo la televisione della sala sul divano e zitti tutti, io guardavo Sailor Moon e poi tipo commentavo da sola come una scema, perché dopo nel frattempo le altre... Le mie altre compagne erano prese da altro, io invece continuavo come una scema a parlare da sola. E niente, da lì è nato tutto perché Sailor Moon ha cambiato comunque il corso della mia adolescenza, ha cambiato quello che mi ha colpito di Sailor Moon è proprio la forza e l'unità che avevano le Sailor. Almeno nell'anime anni 90. E questa forza derivava anche dai filler. I filler servivano proprio per colmare quello che mancava in Sailor Moon, che poi dopo avete visto andando avanti nel tempo, comunque leggendo il manga, soprattutto il manga, ti fa capire quello che manca in Sailor Moon, cioè il rapporto tra le varie Sailor, perché nel manga sostanzialmente le Sailor già partono subito in primis, cioè non ci sono filler, quindi vabbè nel manga no, nel senso nell'anime anche di Crystal non ci sono filler, quindi si perde un po' quella spensieratezza che c'era nell'anime anni 90. E questo poi da un lato è un bene, nel senso che Sailor Moon non è nato come un manga spensierato, cioè, anzi è molto crudo come manga. Da un lato si perde come vi ho già detto, nel rapporto tra le varie Sailor, cioè loro sanno già chi sono. Quindi sapendo già chi sono si perde quel rapporto che cresce piano piano almeno nell'anime degli anni 90. Quello che apprezzavo dell'anime anni 90 era questo, cioè gli episodi un po' più divertenti, la spensieratezza, ed è quello che secondo me ha caratterizzato Sailor Moon, che se veniva poi fatto vedere in questo, cioè se veniva fatto vedere Crystal negli anni 90, Sailor Moon secondo me non avrebbe avuto il successo che ha avuto, perché proprio mancava la parte spensierata che non eravamo abituati per quello che conoscevamo all'epoca, a un certo tipo di serietà, ecco, diciamola così. Anche altri tipo Rayearth eccetera, mi è cambiata la luce, adesso un po' più spenta, dopo lo sistemerò. Sto mettendo questo di neve che è sempre il brow coso, brow model, che è la mia salvezza, lo amo alla follia, e
Penso che lo ricomprerò sicuro perché è un gel sopracciglia e non ho le sopracciglia particolarmente sfigate. Mi sporco sempre e quindi questo è la mia salvezza. E questo è quello che penso di Sailor Moon sostanzialmente. Non so se ho risposto alla domanda della ragazza, comunque quello che voleva sapere. L'ultimo, allora, un altro argomento era la mia passione. Quando è nata la mia passione per il trucco, a questo ho risposto nel Get Ready With Me precedente, ve lo lascio qua sopra. E l'ultima cosa sono gli acquisti, ma gli acquisti ve li faccio vedere uno a uno adesso mentre mi trucco, tanto che mi metto la cipria e io uso per fissare il contorno occhi questa banana powder di Essence che si chiama Brighten Up. Uso la cipria Velvet Matte di Essence. Questa è una cipria veramente fantastica per la mia pelle. La mia pelle è mista, alcuni punti grassi come la fronte e alcuni punti normali, non ho punti secchi e quindi questa per me è fantastica. Quella che mi si lucida spesso è la fronte, tantissimo, e il mento. E quindi cerco di tamponare più su questi due. Se volete un effetto comunque cipriato, lasciate così. Se no, io di solito alla fine uso questo, che è il Prep and Prime, il Fix Plus di MAC. Questa è la profumazione di vaniglia, che è fantastico, però vi toglie un po' l'effetto della cipria. Quindi potrebbe lucidarsi prima la vostra pelle. Poi con questo bellissimo pennello facciamo il contouring con NYX. Questo è un brush che si chiama Taupo, però secondo me è troppo grigio. Quindi sto cercando una terra un po' freddina, ma non troppo, perché questo diventa grigio su di me. E non è che mi piaccia tanto questo grigiume. Quindi se avete un consiglio riguardo una terra non troppo calda, io ho il frontone quindi lo metto anche sulla fronte. E, ultime cose, non sto leggendo e sono andata un attimino in crisi come di solito mi capita e alla fine sono diventata apatica e mi sono buttata su Resident Evil, quindi ho giocato allo zero. E devo dire che non era manco male l'uno, che è l'uno, cioè come fan, cioè come erano i primi Resident Evil, nessuno mai. Se mi conoscete sapete che io sono una videogiocatrice da tempi dell'asilo, e quindi ho giocato a Resident Evil quando uscì. Parli nel 96-98, una cosa così su PC, perché avevamo preso un PC, eccetera. Abbiamo giocato a Monkey Island, a tutto. Metto questo highlighter di Puro Bio tutto sporco, che è il numero 02 color rosa, perché adoro. È troppo bello. E poi non ho messo il punto luce, adesso ce lo mettiamo e lo mettiamo con questa qua del Gemstone. Usiamo, scusate, questo e questo qua, o questo, adesso vedo quale mi ispira di più. Prima di mettere il rossetto, vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto. Allora, ho preso il 5 di Plinius, devo ancora leggere il 4, sì, il 4 perché il 3 l'ho letto, e togliamo questo, dopo lo rimettiamo. Quindi ho preso il 5 di Plinius. Poi finalmente ho recuperato gli ultimi due numeri di Anna dai capelli rossi, perché io ho i primi tre della vecchia edizione. Quindi questi sono i due volumi, uno con questo conclusivo, sì, numero di due. Ah no, questo è il conclusivo che riguarda gli altri libri di Anna dai capelli rossi. Questo sono felicissima perché l'ho completato a 4,50 euro l'uno. Poi, dopo un anno, come al solito, abbiamo il classico volume di Le stanze proibite Oku, che questo io sinceramente mi è venuta una voglia di riprenderlo a leggerlo, che tanto basta. E penso che vorrei farci un video su questo volume.
su questa serie, sinceramente. Non so quando finirà, spero presto. Poi ho preso finalmente il bellissimo Dragon Ball Full Color, che questo è l'ultimo numero della saga del giovane Goku. Poi dal prossimo c'è la saga del grande demone piccolo, mi pare. Il grande demone qualcosa, aspettate che ve lo dico. La saga del grande demone e del grande demone piccolo, sì. Al prezzo di 6,90€, ma ne vale assolutamente la pena. Vi lascio qui sotto i link ad Amazon se volete acquistarlo per aiutarmi con il canale. Voi come al solito pagherete sempre lo stesso prezzo, solo che io prenderò una percentuale sull'acquisto, non sul click. Poi ho recuperato il bellissimo ping pong di Taiyo Matsumoto al prezzo di 12,95€, edito da Ikari, e questo l'ho adorato assolutamente. Il primo numero è fantastico, una serie di 5 volumi che vi consiglio di dargli una possibilità. Poi finalmente, grazie a J-Pop, abbiamo un cofanetto stupendo di Nina Stardust. Questo cofanetto ha tutti e 4 volumi al prezzo di, io ho pagato 15€ su Amazon, poi vi lascio il link diretto, dove il primo volume, se prendete il cofanetto, è gratuito. Quindi è un affarone, è bellissimo, vedo l'ora di leggerlo. Anche questo vi vorrei fare una recensione, ditemi se vi interessa o meno. Poi, aiuto, oddio, non so se ve lo avevo fatto vedere come dopo la pioggia 8, ma lo devo ancora leggere. Questo mese dovrebbe uscire il 9, poi ci avviamo alla conclusione di questo manga che io adoro, sinceramente parlando. Manga dolce, semplice, adoro tantissimo. Sto leggendo Night Bus, questo mi è stato consigliato da Shura, e comunque lo avrei preso perché adoro la collana della Bao della cinese, cioè dove raccolgono tutti gli artisti cinesi che disegnano appunto fumetti. Lo sto leggendo lo leggo un po' a scaglioni perché appunto ho questa crisi, quindi ogni tanto mi perdo, ma conto di me ne sentirete parlare presto. Questo al prezzo di 18€, ho pagato 16 o 15. Il bellissimo disegno, quanto aspettavo questo volume, cioè mi gira il cavolo che non riesco a leggere, di Akiko Higashimura, stessa autrice di Kura Game, che questo mese, a fine mese, finirà, purtroppo per fortuna, sono anni che aspetto il finale, al prezzo di 7,90€. Quando finirà Kura Game è assicurato un video. Poi, per come vi avevo già anticipato con la collana Doku che vi lascio qua sopra, ho recuperato Il mondo degli insetti di Akino Kondo, e lo sto leggendo anche questo. Mi sono un po' fermata per la mia crisi, e devo dire che sono contenta di aver recuperato tutta la collana Doku attualmente uscita al prezzo di 15€. Ci sono molte novità riguardo la collana Doku, soprattutto per chi va a Lucca Comics. Andando avanti, ho recuperato Tokyo Kaido numero 2, questo è di Minetaro Mochizuki, che ho recuperato e ho finito, terminato Cisa Kobe 4. Vi ho lasciato un post su Instagram dove mi trovate come Afroditurania YT, e Minetaro Mochizuki mi ha completamente conquistata anche con questa opera. Conto di fare il video sulla collana showcase di Dynita il più presto possibile, perché ci sono delle chicche fantastiche. Poi alcuni si sono lamentati dei prezzi, eccetera, ma non mi interessa. E poi ho preso questo per la BookTube Italia Legge Indipendente, Il Muggito di Sarajevo delle edizioni Spartaco, solo che non riesco a leggerlo, cioè non sto leggendo assolutamente nulla. E questo è il prezzo di 11€. Spero di riuscire a leggerlo per fine mese, ma non sono sicura, perché come vi ho detto sono in crisi. Bene, questo è tutto. Adesso ci mettiamo il rossetto, riprendiamo. Ci mettiamo il rossetto, poi questo è il rossetto che ho scelto, è Captive di MAC, che sinceramente adoro, dura tantissimo. I rossetti MAC si sa che durano tantissimo, ma sta bene con tutti i tipi di look.
Ora mi vado a sistemare questi capelli orripilanti e ci vediamo dopo. Allora, vedere il trucco così, ma con la mia risoluzione è impossibile. Comunque, col mio faccione, cioè ho cercato di sistemarmi i capelli e il casino dietro, penso di aver concluso questo Mi Preparo con voi. L'ultima cosa che voglio dirvi riguarda un video che ho visto ieri, sì, proprio ieri, riguarda il modo di vestire delle donne. Molte donne criticano altre donne per il loro modo di vestire. Io quello che vi dico è: vestitevi come vi pare assolutamente. Io sono una che si veste abbastanza scollata e gli piace vestirsi così. Cioè non vedo nulla di male vestirsi così. Quindi non c'entra nulla con quello che abbiamo parlato fino adesso. Mi raccomando donne, non fatevi mettere sotto da altre donne che vi vogliono imporre un determinato tipo di abbigliamento, perché non siamo nell'Ottocento, anzi nell'Ottocento erano anche abbastanza avanti. Comunque, finita questa premessa, io conto, spero di riuscire a tornare con nuove letture, perché mi va, perché voglio riprendere in mano questo canale. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete argomenti, se volete alcune recensioni, fatemelo sapere qui sotto. Qui sotto vi lascio come sempre tutti i link ai miei social e i link ad Amazon se volete supportare il canale, come vi ho detto. Vi ringrazio per chi mi ha supportato in questi mesi, perché ho visto che alcuni hanno comprato dai miei link, quindi sono veramente contenta. Non so come ringraziarvi veramente, grazie mille. Spero di meritarmi tutta questa fiducia. E nulla, mi raccomando, seguitemi su Instagram. Cercherò di fare una sigla che duri almeno un secondo, ma un secondo proprio secondo. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!